Nonostante il mondo della consulenza finanziaria abbia sempre avuto a che fare con la tecnologia e gli ultimi ritrovati tecnologici, però il mondo dei consulenti finanziari è sempre stato particolarmente conservatore. E questo per quale motivo? Perché probabilmente il fatto di... Adottare magari tutti quanti la stessa metodologia da un certo punto di vista dà sicurezza chiaramente al consulente, ma purtroppo anche crea una sorta di indistinguibilità tra un consulente e l'altro. In questa puntata dell'Impre di Promotore Podcast, la numero 122, per essere precisi, ho voluto proprio interrogarmi su come un consulente finanziario possa o debba, a mio modo di vedere, innovare. La propria professione, non aspettando eh, albi, ordini e eh, 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 mandanti, ma cominciando ad agire egli stesso nell'ambito che ovviamente gli compete, e credo che qualche risposta sarò in grado di potervela, di potervela dare. Io sono Enrico Florentino, questo è l'Imprendi Promotore Podcast, in questo nuovo formato, un podcast da vedere e da ascoltare. Imprendi promotore podcast Imprendi promotore podcast Imprendi promotore podcast Migliora la tua impresa di consulenza finanziaria Guarda o ascolta l'imprendi promotore podcast Conduce Enrico Fiorentino Imprendi promotore podcast con Enrico Florentino, questa puntata dell'Imprendi Promotore Podcast è offerta da Gam Investments Gam Investments, la società di gestione patrimoniale indipendente globale, creata da investitori per investitori. Rimani aggiornato sulle ultime novità visitando www.imprendipromotore.it Gam e bentrovati cari consulenti finanziari, cari imprendi, promotori, in questa nuova puntata dell'Imprendi Promotore Podcast, è il primo e unico podcast dedicato esclusivamente ai consulenti finanziari. Un podcast che come potete vedere ormai da qualche settimana va in onda in un nuovo formato, un formato che si può vedere e sentire. Ma ovviamente anche la bellezza del podcast è soprattutto quella di poterne usufruire in formato audio. Ed è giusto che, anche se in questo momento io sto andando in onda sul profilo LinkedIn di Enrico Florentino e su tutti i miei profili social all'interno di Facebook, li ricordo: il mio profilo personale, ma anche il gruppo Facebook dell'imprenditore e la pagina dell'imprenditore, non voglio dimenticare che questo podcast è nato soprattutto in formato audio e proprio per la sua anche, per possibilità di approfondire i contenuti e per la sua lunghezza, eh, molti lo preferiscono appunto eh, nel formato eh, con il quale il podcast è nato, no? che è appunto il formato audio podcast che si può ascoltare ovviamente su tutte le piattaforme di podcasting in particolar modo Apple Podcast vi ricordo che nel momento in cui andaste ad ascoltarlo su Apple Podcast ricordatevi di lasciarmi una recensione non solo cliccando sulle stellette ricordo anche tra l'altro con piacere che il podcast veleggia 5 stelle ormai da, da, da un sacco di tempo ma soprattutto lasciatemi anche le vostre recensioni proprio per iscritto all'interno di Apple Podcast semplicemente perché avrò modo di ringraziarvi direttamente in puntata ma anche perché è l'occasione per poter poi avere anche un feedback diretto dai miei ascoltatori. Vi ricordo anche che il podcast si può ascoltare anche sulla piattaforma Spreaker, Spreaker. E anche sulla piattaforma di google di google podcast e non da ultimo non dimentichiamolo poi anche spotify visto che tutte le mattine andiamo ovviamente ad ascoltarci la musica e perché no magari fare una deviazione sull'Imprendi promotore podcast vi può aiutare anche a migliorare la vostra impresa di consulenza finanziaria segnala storie ed argomenti che ti piacerebbe ascoltare nell'Imprendi promotore podcast iscrivi promotore a infacciolaimprendipromotore.it La prossima puntata potrebbe parlare proprio di questo. Allora, eh, la puntata è dedicata al tema dell'innovazione, questa puntata numero 122 e vi posso garantire che io, in quanto amante dell'innovazione, eh, devo dire che nel momento in cui la pratico sono sicuro di, essere, di sentirmi abbastanza figo, consentitemelo. In realtà, però, il mondo non la pensa esattamente allo stesso modo. Innovare è figo, pur, eh, purché lo facciano gli altri della serie. Vai avanti tu, va che vediamo come, va, eh, come ti va. Dopo, casomai, se le cose ti vanno bene, arriviamo sostanzialmente anche noi. Allora, ti voglio anticipare che questa puntata, magari ogni tanto, sarò un po' ruvido con te. È il mio atto d'amore nei confronti della consulenza finanziaria. Beh, non credo che di, doverlo, eh, di dovermi giustificare da questo punto di vista, visto che sono cinque anni. Che continuo a fare in modo che i consulenti finanziari facciano veramente un salto eh, di mentalità importante che li porti a considerare la loro splendida professione come un vero e proprio business imprenditoriale e cercherò quindi però mia, nel mio essere ruvido di essere severo ma giusto no? come, come spesso e volentieri eh, accade perché perché credo che la partita in gioco in questo Contesto in questo frangente sia una partita importantissima. Che chi meglio dei consulenti finanziari dovrebbe giocare? Il problema è però che non c'è quasi la volontà di, voverla, di volerla giocare dal punto di vista dell'innovazione. Perché? Perché l'innovazione, parliamoci chiaro, è sempre vista come una sorta di pericolo e pertanto stare schisci come si suol dire qui a Milano, cioè uniformarsi tutto sommato anche al gregge proprio perché per avere questa sorta di immunità anche contro il pericolo è ovviamente è probabilmente il eh, come posso dire il, la modalità migliore no per, per per andare avanti però siamo veramente convinti che sia la modalità migliore eh, perché perché chi innova e eh, fortunatamente eh, più di qualche consulente finanziario sta cominciando ad innovare, oppure da un po' di tempo ha cominciato ad innovare e devo dire che anche ha ottenuto risultati molto ma molto importanti. Voglio dire, eh, ti basti per esempio andarti a cercare in archivio sul canale YouTube dell'Imprendi Promotore. Tutte le puntate dell'imprendi promo show, dove ho intervistato consulenti finanziari che veramente hanno innovato il loro modo di portare avanti il lavoro, la professione, eccetera, e che hanno ottenuto risultati straordinari. Però, diciamo che chiaramente nel momento in cui c'è qualcuno che fa da avanguardia, quando parlo di avanguardia. Spesso mi viene in mente l'arte contemporanea, no? Quanti artisti eh, all'inizio, quando hanno cominciato a sperimentare, a fare delle cose, venivano assolutamente eh, presi come pazzi o, 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 poco, o poco compresi, e in realtà, dopo, alla fine hanno aperto una strada e, e poi alla, e, e hanno consentito veramente di creare delle, delle tendenze nuove. E però in Italia un po' chi fa di solito è anche visto un po' così, con un po' di diffidenza, anche con un po' di invidia, parliamoci chiaro, perché lo sport nazionale è probabilmente quello di ergersi a critici di coloro i quali eh, intraprendono, hanno... Eh, prendono l'iniziativa. In fondo, un imprenditore che cosa fa dalla mattina alla sera? Intraprende? No? Eh, cerca di eh, portare avanti eh, una sua visione, no? una visione del mondo, una visione attraverso i suoi servizi, i suoi prodotti, ma soprattutto eh, un qualcosa che sia in grado di poter lasciare il segno: che se tu ci pensi, è esattamente quello che fai tutti i santi giorni con i tuoi clienti. Perché che ti piaccia o meno tu hai un profondo impatto nella vita dei tuoi clienti, solo che non sempre, consentimelo, non sempre sei ne sei consapevole. In realtà il momento che stiamo vivendo, con l'accelerazione profonda che il Covid ha creato, eh, potrebbe essere proprio quella di cominciare a osare anziché stare schisci e immunizzarsi dai rischi eh, guardando a destra e a sinistra e vedendo un poco che cosa fanno gli altri perché se qualcuno fa un passetto in più va vabbè dai mi muovo anch'io ma sono il primo fondamentalmente a non, a non diciamo a non fare passi troppo eh, avventati e... Leggevo l'articolo che riassumeva un po' la relazione che è stata fatta dall'Arabiti Bedogni sul, sullo stato eh, di salute diciamo, dell'organismo dei consulenti finanziari e da un lato è un, sicuramente è, è, è a luce d'ombre la situazione un settore che ha triplicato il fatturato, però che ha ridotto il numero degli addetti e tra l'altro senza un ricambio generazionale. E quindi questo è un tema su cui è inevitabile che l'innovazione, da un certo punto di vista, si debba, si debba innestare. Però, però c'è un però. Il però è il fatto che a forza di stare schisci, a forza di non usare, molto spesso questa attività, questa professione, viene più concepita come un lavoro, parliamoci chiaro, che non come un'impresa. E eh, su questa cosa qui ci tengo tantissimo a sottolineare che invece è arrivato il momento di cominciare a concepire questa attività non come un lavoro, ma come un'impresa. Certo, non tutti saranno in grado di poterla concepire come un'impresa, ma la buona parte sono convinto che possa farlo attraverso l'innovazione. Perché diversamente mi rendo conto che questo sia un lavoro che tutto sommato, lo dico sempre durante la mia formazione, per unità di sforzo profusa è in grado ancora di dare ritorni economici importanti e ci mancherebbe altro. Del resto voglio dire, l'impatto sulla vita delle persone è importante ed è giusto che venga remunerato e venga remunerato bene. Ma la domanda che mi faccio è, è pensabile che questa professione da 30 anni tutto sommato continui allo stesso identico modo con le stesse identiche metodologie e pensa in qualche modo di replicare per i prossimi 30 anni allo stesso modo eh, le, diciamo, le, le modalità con le quali vengono, viene portata avanti la professione io credo che se si continui in questo modo temo che eh, i problemi non, non tarderanno ad arrivare mi sono fatto una serie di domande è vero che è stata fatta una grande battaglia da parte dei consulenti finanziari finalmente per potersi chiamare consulenti finanziari ma al di là e questo è un podcast di settore siamo in una situazione siamo in spogliatoio mettiamola così e possiamo parlarci tranquillamente anche un po' liberi ma siamo veramente convinti che si sia compiuto anche e si sia chiuso il cerchio, si sia compiuta la parabola e dove effettivamente è giusto cominciare a parlare di consulenza finanziaria ma a tutto tondo, io temo che manchino alcuni passaggi ancora e non credo che sia solo un tema di società mandanti eccetera, ma probabilmente, lo dicevo prima, se continuiamo a concepire questa attività come un lavoro, niente di male, eh, ripeto, però manca quella come dire, quell'audacia, ecco, quell'audacia necessaria a poter realmente diventare protagonisti, protagonisti sempre di più di un settore che a mio modo di vedere tutto sommato gli fa comodo che i consulenti finanziari non siano veramente dei protagonisti. Segnala storie ed argomenti che ti piacerebbe ascoltare nell'imprendi promotore podcast. Iscrivi all'imprendipromotore a infacchiocciolaimprendipromotore.it. La prossima puntata potrebbe parlare proprio di questo. Mi stavo proprio chiedendo, facevo un po' di riflessioni preparando questa puntata del podcast e mi chiedevo l'industria nel tentativo di preservare se stessa. Ed è legittimo, eh, sia ben chiaro. Sta effettivamente facendo del bene, poi, e generando del valore per i clienti finali? Questa è una prima domanda importante. Che al di là, al di fuori dei ruoli, io credo che sia importante porgersi. Okay. Altra cosa, e quanto questa sfida del generare valore per i clienti, del fare del bene ai clienti finali, vede realmente i consulenti finanziari impegnati? Sì, sicuramente lo sono, ma lo sono fino in fondo? E questa è un'altra domanda che mi sono fatto. Perché? Perché questa sorta di pensiero comune, okay, di uniformità anche, di, di, di unica direzione, e certe volte mi fa riflettere, mi fa pensare a qualche commedia di Molière o qualche commedia di Carlo Goldoni, dove alla fine il medico, se vi ricordate, per qualsiasi problematica avesse il malato, che avesse un trauma cranico o la febbre o qualsiasi cosa, c'erano fondamentalmente gli stessi identici rimedi per tutti: salassi, purghe o clisteri a seconda, con le sanguisughe. Cioè, qualsiasi cosa, il pensiero comune di tutti i medici del Settecento era fondamentalmente questo. Qualsiasi male, salasso, purga. Ok? Chiunque uscisse da questo pensiero comune rischiava molto spesso di essere additato come ciarlatano. Ciarlatano o innovatore? E questo è anche il tema interessante. Su cui fare qualche riflessione. Perché? Perché nel momento in cui esci un po' dal seminato, è evidente che qualcuno magari ti dice: Ehi, guarda qua, cerca di rientrare un poco nei ranghi. No? In realtà attenzione, perché la velocità con la quale i fatti e le cose stanno accadendo, ci deve far riflettere su che cosa. Può essere affrontato tutto ciò. Con la metodologia che ha caratterizzato negli ultimi 30 anni questa professione? È una domanda che faccio. È una domanda su cui sto anch'io riflettendo e su cui sto cercando di dare un contributo ai consulenti finanziari per fare questo salto importante eh, di qualità. Perché è pensabile che, per esempio, eh, i clienti continuino in qualche modo a non voler rischiare, ok? e Nel contempo il settore faccia fatica a generare per esempio del valore, se, se questo è un po' è diciamo lo scambio. No? Altra cosa, com'è possibile, per esempio, far rischiare di più i clienti, ma nel contempo far percepire loro che questo rischio è inferiore. Perché? Perché non è pensabile oggi e immaginare che vista la difficoltà con cui si fanno i soldi, specialmente poi dove c'è bisogno fondamentalmente di pianificare, è chiaro che bisognerà cominciare a valutare altre vie, una di queste per esempio è il goal based investing e tra l'altro rispetto a questa cosa qui presto chiamerò Luciano, Luciano Scirea a parlarne qui in trasmissione, però il tema è, è un tema molto molto eh, importante su cui dobbiamo eh, riflettere ripeto le metodologie che sono state adottate negli ultimi 30 anni saranno sufficienti a traguardare eh, diciamo un contesto e un'epoca che viaggia alla velocità eh, della luce eh, questo è un tema importante e me lo pongo in quanto imprenditore io da imprenditore so perfettamente di concentrare i rischi, ovviamente cercando di calcolare tutto quello che è l'imponderabile, ma non posso pensare di non fare impresa se da questo punto di vista non sono disposto anche a eh, perdere alcune cose, ma per guadagnarne eh, in futuro, in futuro delle altre. Allo stesso modo, il consulente finanziario è disposto a fare un ragionamento di questo genere, oppure antepone legittimamente per certi versi la sicurezza propria, ma a scapito anche del mancato raggiungimento di risultati per il conto del cliente, perché poi quando il cliente non ha raggiunto i suoi risultati il problema è che il tempo è andato e quindi non è una cosa assolutamente facile e semplice. E quindi rispetto a questo, a questo, a questo tema qui le domande io credo che necessitino di risposte. Ma non risposte provenienti dal legislatore né risposte, secondo me, provenienti dalle mandanti, ma secondo me risposte che ciascuno di, 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 di voi deve darsi, deve dare a se stesso, se lo deve, su come vuole condurre, per esempio, la propria professione, la propria attività nei prossimi anni. Altri temi legati appunto al contesto. La velocità, la velocità con cui per esempio la tecnologia ci sta portando veramente a, 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 a cambiare le nostre abitudini è anche la stessa velocità con cui la tecnologia sta per esempio comprimendo, comprimendo i margini. Comprimendo i margini. E così come anche la stessa velocità con cui per esempio un settore che continua ad avere un'età media abbastanza importante, perché voglio dire la media del settore è 50 anni, è esattamente la mia età e che comincia a fare fatica, per esempio, a poter dialogare con le generazioni successive, non c'è ricambio generazionale. Allora, al di là di tutto, com'è possibile innovare? Perché dico che il consulente per innovare deve cominciare anche a prendersi qualche rischio imprenditoriale. Prendersi qualche rischio imprenditoriale vuol dire anche, per esempio, che se le società mandanti non prendono loro qualcuno, qualche ragazzo giovane a fare la professione, beh, lo può prendere eventualmente il consulente, magari facendosi garante anche del codice che la mandante darà, ma che permetterà intanto a questa persona di arrivare a bottega e di cominciare anche a sporcarsi un po' le mani. Se non si arriverà alla persona giuridica, però, altre soluzioni, team o altre cose ci possono essere. Però la condizione è un po' questa. Quando cominciamo... a a fare un salto importante anche in termini imprenditoriali perché perché l'imprenditore fondamentalmente ha tutte le carte in regola per poter lasciare un segno e quanto più tu eh, sarai in grado di lasciare un segno tanto più vuol dire che il tuo passaggio su questa terra avrà avuto un impatto importantissimo per le altre persone chiunque da chi vende eh, le pastiglie per le zanzare fino ai grandissimi imprenditori Apple eccetera ma vale anche per te se fai l'imprenditore tu comunque impatti nei confronti della vita delle persone offrendo il tuo servizio eh, di consulenza per questo credo sia fondamentale cominciare a lavorare anche sul tema dell'innovazione non voglio pensare alla fine che eh, questa attività eh, imprenditoriale eh, si circostanzi solo eh, nella regola che i tuoi ricavi alla fine sono la risultante di obbedire alle regole, ovvero stare schiscio, eh, aggiungere una fee eh, più o meno ragionevole per la tua remunerazione, e poi ci sia la sicurezza del cliente. Non, può, non voglio pensare che si riduca solo a questo, perché se fosse così sarebbe ovviamente più un lavoro. Ripeto. Che una vera e propria attività imprenditoriale. Segnala storie ed argomenti che ti piacerebbe ascoltare nell'Imprendi Promotore Podcast. Iscrivi all'Imprendi Promotore a info-chiocciolaimprenditromotore.it. Info La prossima puntata potrebbe parlare proprio di questo. Ma allora come innovare? Sapete che io sono una persona molto concreta, che non mi interessano i voli pindarici, le iperboli, no? Allora partiamo sempre dal presupposto della responsabilità imprenditoriale. L'imprenditore al di là di tutto si trova in un'arena competitiva con altri, ha a che fare esattamente con le stesse identiche tassazioni degli altri suoi competitor e quindi deve fare di necessità virtù e quindi ragiona come? Ragiona nel momento in cui dice ok... Date le circostanze che in linea di principio sono uguali per tutti, a questo punto che cosa posso fare io di diverso? Ecco, io credo che il consulente finanziario debba porsi esattamente la stessa identica domanda. E come tutti gli imprenditori, da dove partire? Da se stesso? Assolutamente no. Devi partire fondamentalmente dal cliente. Il cliente, che ci piaccia o meno, è il vero boss, come diceva Sam Walton, il padre di Walmart, che diceva... Il cliente è il vero boss dell'impresa perché, con la sua capacità di andare a spendere i soldi da un'altra parte, è in grado di poter licenziare dall'amministratore delegato fino all'ultimo usciere, eh, praticamente, del palazzo. Ed è la stessa identica cosa. Partire dal cliente vuol dire cominciare a smettere di fare il dottore settecentesco di Moliere Goldoni, come vi dicevo prima, e cominciare a provare a buttare fuori un po' la testa e cercare di capire. Quanto nel mio ambito sono in grado di poter innovare? E l'ambito in cui tu, consulente finanziario, sei in grado di poter innovare, a prescindere da quello che è il legame con la tua società mandante, è proprio il tema del modello di servizio, cioè la promessa, la promessa di come tu sarai in grado di poter seguire questo cliente. È una promessa che puoi tranquillamente formulare tu. Noi, tra l'altro, in Accademia, nell'Imprenditore Promotore Academy, tutto questo bimestre, domani si chiude il bimestre dedicato proprio al tema del modello di servizio, abbiamo lavorato proprio su questa capacità innovatrice che può avere il consulente finanziario e che è l'ambito in cui si può muovere e posso garantirti che è in grado di poter far vivere una customer experience straordinaria praticamente ai clienti. E quindi parlando proprio di questo ti do tre diciamo, ambiti su cui tu puoi cominciare ad innovare, però appunto partendo dai clienti. Per prima cosa chiediti che cosa vuole il mio cliente? Siamo veramente convinti di conoscere approfonditamente quali possano essere i desideri, le frustrazioni, le paure, le sfide che il nostro cliente eh, vive? Beh, eh, il Gold Based Investing ci aiuta in questo. Ci aiuta a decrittare, a rendere concreto, a scrivere nero su bianco okay, quali possono essere gli obiettivi che un cliente eh, in vita può cercare di eh, raggiungere e, e, e come, se non ovviamente, con l'aiuto del consulente finanziario. Altra cosa: come vuole che funzionino realmente le cose, cioè il cliente. Come gli piacerebbe che funzionasse, ad esempio, un servizio di consulenza? Molto spesso io vedo consulenti finanziari che partono dal presupposto di dire: Ah, quello che è fatto da me è fatto bene. Eh, chiediamolo, mettiamoci in ascolto. Può essere che quello che noi pensiamo possa essere. Assolutamente una figata unica in realtà il cliente non lo apprezza, e potrebbe apprezzare qualcosa che invece magari noi non facciamo perché lo riteniamo assolutamente di poco valore. Ma che cosa apprezzano a questo punto? Che cosa entusiasma il cliente, per esempio, quali, quali sono le sue aspettative? In sostanza, se noi dovessimo proprio radunare il tutto, è in che cosa desiderano. Quindi la prima cosa importante. Se vuoi cominciare ad innovare è proprio il tema di sintonizzarsi profondamente su quello che è il cliente. Ma, ed è questo il secondo aspetto, da imprenditore ovviamente dobbiamo essere anche concreti e quindi dobbiamo andare nel pratico e quindi dobbiamo anche fare i conti con ciò che è fisicamente possibile fare con ciò che per esempio il budget, il bilancio che noi abbiamo a disposizione, le risorse economiche e di tempo che abbiamo a disposizione sono in grado di poterci permettere eh, di, 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 di realizzare. E questo è un altro aspetto importante. L'altro aspetto è per esempio legato al tema della tecnologia. Quanto questa tecnologia ci è in grado di poter eh, mettere a leva eh, il tempo, per esempio l'assistenza, in modo tale da poter far sì che e il cliente non ci percepisca come uno dei tanti consulenti finanziari, ma il consulente finanziario a cui lui vuole fare riferimento, per esempio, eh, per tutta la vita. Che cosa potremmo fare magari in maniera più snella? Cioè, magari ci sono cose che noi continuiamo a fare, ma che in realtà non hanno grande valore per il cliente, ma che hanno un aggravio di costi e di tempo per te, per esempio. Oppure che cosa potremmo fare di più personalizzato? Quando parlo di personalizzato intendo attenzione magari ad alcuni particolari che diversamente, eh, se non facessimo, potrebbero, eh, come posso dire, dare una percezione molto comune del servizio che siamo in grado di dare. Oppure, che cosa potremmo fare di più divertente? Non dimentichiamo che abbiamo una vita a disposizione fino a prova contraria e almeno cerchiamo di godercela, nel senso che di fare un'attività professionale con clienti che ci meritano, clienti che ci danno energie, clienti che stimiamo e per i quali c'è stima reciproca e clienti con i quali ci si diverte a relazionarsi. Oppure come potremmo essere per esempio anche più puntuali, altro elemento importante di trasferimento del valore. Terzo elemento che ti suggerisco è proprio questo, prendi tutte le risposte che ti sei dato precedentemente ai quesiti e a quel punto fatti la domanda, come posso realizzarle queste cose? Posso realizzarle tutte? Posso dare delle priorità, per esempio, ad alcune cose rispetto ad altre? Bene, già queste tre cose che ti ho detto ti consentiranno Già da subito, carta e penna alla mano, di cominciare a delineare quello che è veramente un modello di servizio che a questo punto non potrà che essere innovativo e differenziante rispetto ai tuoi competitor, esattamente come tu sei diverso. Perché? Perché. Ognuno di noi ha una testa, ognuno di noi ha i clienti che si merita proprio immagine e somiglianza e conseguentemente anche il modello di servizio che andrà ad approntare, anche se apparentemente simile dall'esterno, in realtà sarà profondamente differente e ti consentirà appunto di legare ancora di più i tuoi clienti. Il fatto stesso che tu ti ponga delle domande è il segnale che alla fine ti consentirà finalmente di uscire dai ranghi, di fare un passo in avanti, un passo in avanti verso i tuoi clienti, un passo in avanti senza paura, un passo in avanti senza paura. Da parte mia l'impegno di poterti dare tutto il supporto attraverso questi strumenti, attraverso la mia academy, attraverso il webinar. Tra l'altro, eh, non voglio dimenticare che eh, dopodomani, mercoledì, terrò un webinar gratuito intitolato Zero errori. Ti suggerisco di eh, iscriverti anche perché eh, siamo già ormai a 350, 350 iscritti e i posti sta, stanno veramente eh, finendo e dove eh, alla fine ti racconterò gli otto errori che più comunemente i consulenti finanziari fanno. Per iscriverti basta andare su www.imprendipromotore.it slash zero errori. Lo ripeto, www.imprendipromotore.it slash zero errori mercoledì prossimo, dopodomani, il 7, il, scusami, l'8 di luglio, dalle 14 alle 16. Già lì ti darò una serie di informazioni importanti per cominciare ad innovare, perché basterà semplicemente non commettere gli otto errori che comunemente fanno la stragrande maggioranza dei consulenti finanziari e per forza di cose eh, eh, sarai un innovatore o un'innovatrice. Allora eh, concludendo questa puntata dell'Imprendi Promotore Podcast voglio esortarti, voglio esortarti a cominciare ad innovare. Ricordati che tu sei l'anello più importante nella catena del valore di tutto il settore, anche se molti continuano o a non crederlo e tanti invece continuano a non voler far credere questa cosa ai consulenti finanziari. Io sono dalla tua parte, c'è un grande futuro che si può ovviamente riuscire a eh, disegnare, a progettare, un futuro imprenditoriale dove veramente il consulente finanziario potrà avere ulteriore impatto nei confronti delle persone. Facendo realmente la differenza. Io sono Enrico Forentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Ci vediamo al webinar dopodomani, 14:16 www.imprendipromotore.it/slash zero errori e poi a lunedì prossimo per una nuova puntata dell'Imprendi Promotore Podcast, il primo podcast dedicato alla consulenza finanziaria che si vede e si sente. Ciao. Questo era l'Imprendi Promotore Podcast. L'Imprendi Promotore Podcast. Con Enrico Florentino.